E davanti la sede dell'assessorato regionale ai trasporti, oggi i genitori degli allievi dell'Istituto Alberghiero di Vinchiaturo, si sono ritrovati per chiedere un adeguato collegamento da e per la scuola. Arrivano alla spicciolata in Viale Elena a Campobasso. Posizionandosi davanti alla sede dell'assessorato regionale ai trasporti, i genitori degli allievi dell'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ristorativi di Vinchiaturo. Lo fanno per chiedere all'assessore Pierpaolo Nagni di garantire il servizio di autobus da e per la scuola, un servizio che eviterebbe di fatto il forte disagio di dover provvedere onerosamente da soli al collegamento. Stiamo venendo spontaneamente dall'assessore per avere dettagli sulla questione del bus per Villa Santa Maria, l'alberghiero che hanno tolto. L'anno scorso ci aveva promesso che non sarebbe stato levato e invece quest'anno ci siamo trovati di fronte a questa chiusura. Quindi stiamo vedendo con lui come si può fare per rimediare, perché noi stiamo veramente in disagio grave e le famiglie hanno bisogno pure di essere tranquille, in modo che ogni giorno uno può viaggiare e raggiungere Villa Santa Maria, anche perché sono centinaia questi ragazzi, sia di Campobasso che di Isernia, che vanno tutti i giorni lì. Avete già, come dire, verificato uno stato di disagio complessivo. Quindi, insomma, che chiedete? Chiedete che subito venga ripristinato questo bus. Certo, deve essere fatto immediatamente perché da stamattina doveva partire. Non è partito e siamo venuti tutti all'assessorato, siamo rimasti con le valigie in mano. Però loro un po' di prevenzione la devono fare, perché se non si fa la prevenzione anche per queste cose qua, non è che si può arrivare all'ultimo minuto, avendoci garantito che era tutto a posto, poi ti trovi di fronte a un bus che non arriva e le valigie che stanno lì a aspettare. È una cosa veramente deprimente. I genitori dovranno impegnarsi a trovare, no, affittare un pulmino, qualche cosa, comunque, ma gli costerà molto di più e il disagio sarà maggiore. Però noi possiamo fare pure un concetto, diciamo, alla rovescia, visto che ci stiamo rimettendo noi in questa situazione che doveva essere cautelata da chi sta nelle istituzioni e non l'ha fatto, vuol dire che noi ci dobbiamo attrezzare a rimediare e a pretendere che le cose vengano fatte immediatamente. Se poi non vengono fatte si passa ad altre situazioni, ad altre strade più praticabili, perché però è anche giusto percorrere, perché non possiamo sempre rimetterci noi che ci fanno trovare di fronte a situazioni abnormi e poi dopo la reazione se la devono aspettare.